stanno cimentando in una campagna elettorale difficile, complessa, e che si impegneranno sicuramente per fare forte la coalizione di centro-sinistra che abbiamo presentato con Fabrizio Micheli, il candidato presidente. È un momento complesso, basta leggere le pagine dei giornali in questi giorni e abbiamo visto e sentito parlare di trasformismo, di cambi di casacca, abbiamo letto di presentati. Noi invece abbiamo schierato 62 candidati in Sicilia, 8 in provincia di Messina, che sono professionisti, persone rispettabili, che hanno una vita e una professione e che intendono destinare una parte del loro tempo all'impegno politico come a quello sociale. E allora credo che sia importante quello che abbiamo fatto oggi e quello che stiamo facendo, presentare le individualità, le professionalità, in modo tale che i cittadini della provincia di Messina possano scegliere i loro candidati per rappresentarli all'Assemblea regionale. Ma non posso non dire che in questi giorni ci sono stati tantissimi attacchi. C'è qualcuno, come diceva Giovanni Arrizzone, che ha addirittura fatto le liste di proscrizione sul web rispetto alla inopportunità politica di alcune candidature, e qualcuno ci ha accomunato in questo eletto. Noi abbiamo risposto con forza e determinazione ieri a Di Maio, che forse ha sbagliato indirizzo. Noi abbiamo candidati presentabilissimi che sono pronti a mostrare il proprio curriculum, la propria storia personale. Ognuno di noi ha una prima vita, ha una vita che è fatta di professione, di impegno, di competenze. Oggi ho scoperto anche di aver goduto della stessa borsa Fulbright di cui alla collega Morace, ma questo l'ho scoperto oggi dalla illustrazione del curriculum fatta da Enzo Garofalo. Questo significa che qui c'è gente che ha alle spalle una forte competenza professionale, personale, che intende mettere a disposizione della Sicilia e dei siciliani. Ma cominciamo adesso la campagna elettorale. La campagna elettorale è fatta di temi, fatta di contenuti. Se guardate un po' il panorama delle candidature, vedrete che la nostra coalizione si differenzia nettamente dalle altre. Da un lato abbiamo chi grida no e no a tutto, dice con forza che non vuole questo, non vuole quello, ma non indica che cosa vuole, soprattutto nelle poche cose che dice di volere non spiega come intende realizzare. È facile dire, ed è populismo, dire che si vuole erogare qualcosa in termini di risorse a qualcuno che è più debole. Ma se questa erogazione di un reddito di cittadinanza costa 2 miliardi e 400 milioni, basta non dire da dove si prendono i soldi, e allora è facile fare enunciazioni che non hanno alcun contenuto concreto. Dall'altro lato c'è chi sfugge ai confronti. Noi con la nostra coalizione abbiamo detto che siamo pronti a confrontarci con tutti sui temi, sui contenuti, su come intendiamo realizzare il nostro programma. Ma c'è qualcuno che ha deciso invece nel centrodestra di non venire ai confronti, ha deciso di sfuggire e ha detto che durante la campagna elettorale non intende confrontarsi con gli altri candidati. Sarà perché ha paura dei contenuti, sarà perché pensa di utilizzare un vantaggio che qualche sondaggio fallocco gli dà, oppure sarà perché non ha strumenti per difendersi e probabilmente anche qualche contraddizione interna, perché da presidente dell'antimafia attaccava qualche elemento al Consiglio Comunale di Catania, o tanti elementi, individuandoli come non presentabili, e adesso se li ritrova a sostegno. In una diretta Facebook l'altro ieri diceva con chiarezza: non ho avuto il coraggio di leggere le liste che mi sostengono. Stasera invece dichiarato: chiedo ai cittadini siciliani di non votare questi candidati. E allora o l'uno o l'altro, o lui è il capo di quella coalizione, ogni voto di quella coalizione sarà un voto anche per lui, oppure obiettivamente c'è qualcosa che non funziona da quel lato. Dall'altro lato, contenuti. Noi stiamo lavorando e definiremo in un paio di giorni ancora
un programma fatto di azioni concrete. Abbiamo detto il lavoro prima di tutto e stiamo individuando gli strumenti con i quali riteniamo che il sistema delle imprese debba crescere e produrre posti di lavoro in questa terra di Sicilia. Abbiamo detto i giovani, perché non vogliamo che i nostri figli, i nipoti, vadano fuori da questa terra, e abbiamo individuato una serie di strumenti per tenerli in questa terra e per far ritornare chi è andato fuori a lavorare e ha perso i legami con questa terra. Dall'altro lato parliamo delle nostre industrie, che sono l'agricoltura, il turismo, l'industria artigianale, l'industria manifatturiera, che sono e devono essere il futuro di questa terra, sulle quali vogliamo puntare con strumenti concreti e con azioni pratiche da realizzare. Abbiamo parlato di diritti, perché non si può in una terra che spende, in una regione che spende 2/3 del proprio bilancio per la sanità, non parlare del diritto alla salute, di come vogliamo tutelarlo, di che cosa vogliamo fare della sanità regionale, che è obiettivamente uno dei grandi capitoli di spesa. Come possiamo migliorarlo, come possiamo renderla più efficiente o comparabile con quelle regioni che hanno sistemi sanitari ancora più efficienti del nostro. Abbiamo parlato di diritti, i diritti per i più deboli, per chi è rimasto indietro, perché intendiamo sostenere chi non ce la fa. E con Michele abbiamo cominciato la campagna elettorale andando alla locanda del Samaritano, dove, a differenza di quello che si immagina, non ci sono extracomunitari, ci sono tanti italiani, siciliani, che hanno perso il lavoro e che con dignità vanno a chiedere un pasto. Ci sono tante persone che sono state sfrattate e non hanno più casa. Ci sono gli ultimi di questa terra che con dignità chiedono un briciolo di assistenza. E quando abbiamo appreso che quella realtà non gode di un euro di finanziamento pubblico, è totalmente fondata sul volontariato, abbiamo chiaramente apprezzato che c'è un settore di debolezza in questa terra che va aiutato e sostenuto con un minimo di risorse che è necessario in un momento di grande difficoltà della terra di Sicilia. E allora il nostro programma è fatto di contenuti, di azioni concrete, e a differenza degli altri noi riteniamo pure di avere le competenze per poterlo attuare. Perché? Perché questa squadra che vi abbiamo presentato, ma anche la squadra di governo che stiamo presentando in questi giorni, è una squadra fatta di competenze. Fabrizio Micali non è l'ultima persona che abbiamo trovato in giro per la strada. È il rettore della più grande università siciliana, una persona di cultura ma di competenza tecnico-scientifica. È un ingegnere che ha tutte le competenze oltre ad aver maturato esperienza della gestione del più grande Ateneo della Sicilia, l'industria pubblica con 5.000 dipendenti, quindi non una piccola realtà. Il vicepresidente sono io, e quindi taccio su quello che ho fatto nella mia vita, ma ho fatto 25 anni di università facendo dal dottorato di ricerca al prorettore, quindi un po' di università che devo averla attraversata anch'io, ma poi ho fatto 15 anni di esperienza pubblica, 4 anni da assessore regionale in più governi, 8 anni al Parlamento europeo, sino ad essere presidente della più grande commissione legislativa in Parlamento. Ma abbiamo individuato tra gli assessori di competenza e professionalità elevata, assessori che conoscono il ramo nel quale dovranno andare a operare, perché sino adesso tante volte si è parlato di tecnici come soggetti non politici, mentre invece quando abbiamo individuato un tecnico come Emiliano Abramo che si dovrà occupare del welfare, del sociale, abbiamo individuato il presidente della comunità di Sant'Egidio, da tanti anni presente e attivo nel sociale, nel sostegno ai più deboli, agli emarginati. Quando abbiamo individuato la Torre Grossa abbiamo individuato una scrittrice con competenze e professionalità, con una storia personale. Quando abbiamo individuato un assessore al bilancio abbiamo individuato chi è riuscito a risanare il bilancio della Regione Siciliana e conosce bene e dovrà continuare a operare. Ma abbiamo individuato quindi professionalità diverse per rami diversi dell'amministrazione, dando sempre, trovando sempre il meglio delle professionalità oggi disponibili su questo mercato in Sicilia. Questo è quello che vogliamo fare. E per fare questo chiediamo evidentemente a tutti i candidati di impegnarsi nel progetto, di farlo con determinazione, di affrontare la campagna elettorale chiedendo agli elettori il sostegno
per un progetto concreto nel quale scommettiamo tutte le nostre professionalità e ci mettiamo le facce. Ieri devo dire che in un dibattito anche urgente, in cui analizzavamo il fatto che abbiamo avuto diversi voltagabbana che sono scappati semplicemente perché qualche sondaggio pallotto faceva sembrare e fa sembrare che qualche candidato abbia un vantaggio, noi abbiamo risposto con forza e determinazione dicendo che noi il nemico lo vogliamo guardare in faccia, noi vogliamo metterci, ci stiamo mettendo la faccia e non siamo quelli che scappano voltando la terra al pericolo, non siamo quelli che vogliono lasciare questa terra, siamo quelli che vogliono invece lottare con forza e determinazione perché ci sia un futuro migliore per la generazione che verrà, per i figli e i nipoti che avremo, in questa terra e non fuori. Grazie. We'll be right back.